Amici 22, eliminazione 2 gradi serale, cricca candida, al ballottaggio perdo con chiunque. Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto dai team di Amici di Maria del 20 marzo, dopo aver salutato Megan e NDG. I ragazzi della scuola si sono proiettati verso la seconda puntata. Ancora prima di scoprire le prove che dovranno preparare per il serale di sabato prossimo. Crick ha riferito ai compagni di essere certo che sarà uno degli eliminati. Tra Wax e Aaron. Invece, c'è stato uno scambio di frecciatine quando gli è stato chiesto di commentare il guanto di sfida lanciato da Rudy al cantante di Arisa. Mentre i fan di Amici si interrogano sulla crisi che starebbe vivendo con Isabella. Crick pensa al serale e alle numerose difficoltà che dovrà superare per rimanere nel cast. Rientrato in casetta dopo la prima puntata, il cantante di Lorella Cuccarini ha iniziato a fantasticare su quello che accadrà giovedì prossimo. Ovvero quando sarà registrato il secondo appuntamento, poi trasmesso in TV sabato 23 marzo. Il giovane ha fatto un po' di riflessioni a voce alta su quale squadra abbia più probabilità di perdere e su chi saranno i candidati all'eliminazione. Cerbi Celentano, ha detto Aaron sottolineando che il suo team ha vinto tutte e tre le manche all'esordio. Cricca, invece, ha analizzato l'eventualità che sia ancora il suo gruppo ad uscire sconfitto da una partita, in quel caso. Il ragazzo si è detto certo che sarà lui a lasciare il programma direttamente oppure dopo uno spareggio. Io sono messo male, in questo momento con chiunque vado al ballottaggio perdo. Ha dichiarato Cricca nel Dai Team di Amici del 20 marzo. Aaron ha dato ragione al compagno di classe dopo aver preso in considerazione i componenti di tutte e tre le squadre del cast, anche secondo il cantante di Rudy. Dunque, il principale candidato all'eliminazione è Cricca. Secondo i ragazzi, ma anche secondo molti fan del talent show, l'unica possibilità che Giovanni ha di salvarsi è quella che il suo team vinca tutte le manche alle quali parteciperà nella seconda puntata, in quel caso. Tutti gli allievi di Cuccarini e di Manuello saranno promossi all'appuntamento successivo. Oggi Wax ha sbottato con Cerbi dopo aver scoperto che ha definito lui e Arisa arrogantelli. Ciuchini e testardi, lui lo è, io sono un artista e mi teme. In risposta al collega. La prof di canto ha rifiutato il guanto di sfida tra il suo alunno e Aaron, ancora una volta messi l'uno contro l'altro da Rudy sul palco del serale. Prima di svelare gli altri guanti di sfida che i professori hanno lanciato agli allievi in vista della seconda puntata del serale. I fan sono stati aggiornati su quello che sta accadendo nella vita amorosa di alcuni titolari. Piccolo G e Federica hanno vissuto un periodo di crisi, i due cantanti si sono allontanati per una serie di incomprensioni ma. A differenza di altri compagni che si sono lasciati alla prima difficoltà, loro hanno chiarito e si sono riscoperti più innamorati di prima. Un'altra coppia che non starebbe vivendo un momento sereno, è quella formata da Cricca e Isobel, gli spettatori si sono accorti della reazione gelida che la ballerina ha avuto quando ha rivisto i primi baci che si è scambiata con il fidanzato all'interno della casa. Lui, inoltre, è scoppiato a piangere guardando quelle immagini, questo è bastato al pubblico per ipotizzare una crisi in corso o addirittura una rottura che gli addetti ai lavori non hanno ancora né confermato né smentito. Megan e Gianmarco, infine, si sono separati, la danzatrice è stata eliminata ma. Prima di lasciare la casetta, ha lasciato alla sua dolce metà un bigliettino con una dedica e il suo profumo. Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda, asta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, text-ul-i plin de dude, tu meretate printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paralizată.